Presentati a Chris, presentati a Gareth, presentati a Nelly. Giriamo tutte le ruote, gira la ruota, Ma mangi ancora? Che hai mangiato poco, direi. Con questo non posso parlare. Boh, parliamo. Gareth Weasley, vedi? Gareth Davvero non vuoi Weasley, provarla? L'ho Weasley. distillata io. Sei antenato dei Weasley, quindi. Salve, sei la nuova studentessa del quinto anno? Lieto di conoscerti, sono Gareth Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tue fighe state bene. È vero che in carrozza con voi c'era qualcuno del ministero? Sì, un amico del professor Fig. Oh, non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett. Anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Ah, bello, deve essere imbarazzante. Allora puoi fare quello che ti pare. Ma che cacchio ne so, che cacchio devo rispondere? Deve essere imbarazzante, ma che cacchio ne so. Avere tua zia qui non rende tutto più difficile? Più di quanto pensi. Gli altri credono che io non possa finire nei guai o essere messo in Invece è punizione, peggio. ma si Immagino. sbagliano. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene ed è una strega incredibilmente potente. Farà di tutto per proteggerti. Gareth, è stato un piacere. Cos'è nella tazza? Sei abile con l'equazione? Ma perché nella tazza c'aveva qualcosa? Che ne so? Boh, chiediamo, cacchio mi frega. Stai bevendo burro birra per colazione? Oh no, sto perfezionando una ricetta che ho creato Ah, quest'estate. io ho Ci bevuto sono la burro birra. quasi, a giudicare da certe reazioni potrebbe richiedere ancora un po' di lavoro. Allora, sei abile con le pozioni? Sembra che ti piaccia preparare pozioni. Devo dedurne che hai talento per questa branca della magia? Beh, dal punto di vista della preparazione non c'è molta differenza tra una burro birra modificata e una pozione rigeneratrice. Anche se non sono sicuro che il professor Sharp vedrebbe il collegamento, non ci crederai, ma non apprezza molto la mia, creatività. Capito. Niente, direi Gareth, è stato un piacere. È stato un piacere conoscerti, Garrett, e grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Grazie. Ti sei mosso! Ti sei mosso! Questo chi è? Ah no, niente. Siccome vedevo la F su di lui, invece no, era su sto coso. Vabbè, perfetto. Comunque io non sono una che si presenta alle persone. Cioè, sono molto. Sono una solitaria, diciamo. Nelly farebbe edizione. Ma è lei, Nelly? Ma che cacchio stai a fare? Nelly ama il brivido dell'azione. I miei genitori una volta sono venuti in visita a scuola. Se ti scoprono, non sarò io a difenderti. Perché sono tutti così preoccupati? È del tutto Beh, sicuro. mica tanto. Ehi, Ciao. ciao! Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto, vedere le cose da una prospettiva diversa. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro, dall'esterno e senza scopa. Oh cielo! Comunque io sono Nelly, Nelly Hogsbeard. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. È tutto vero? La storia del gioco, Sì. intendo. Tutto vero. Sì, la nostra carrozza è stata attaccata da un drago. Caspita, non riesco a crederci. Davvero emozionante e terrificante. Comunque, Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere. Cosa si dice in giro del mio viaggio? Vediamo. Cosa si dice in giro del mio viaggio a Hogwarts? Che sei sfuggita all'attacco di un drago? Non è abbastanza? Di solito arriviamo col treno o in barca e senza dover sfuggire alle fauci di un drago. La curiosità è normale. Le notizie viaggiano veloce a Hogwarts. Non solo a Hogwarts, da tutte le parti, fidati. Non soffri di vertigini, eh? Ne deduco che tu non soffra di vertigini. Ah, lo faccio da sempre. Quando avevo 5 anni, mia madre mi ritrovò sul tetto.
A oggi non so ancora come ho fatto ad arrivarci. Ma qui, con tutti i corridoi e le sale presenti nel castello e le creature che si aggirano nel parco, non serve certo scalare una torre per vedere cose incredibili. Hai mai incontrato un drago? Immagino che la maggior parte degli studenti non abbia mai visto un drago. E tu? Oh, cielo, no! E non è normale che attacchino le carrozze. Sarà perché non c'è abbastanza carne dentro. Ci vedremo sicuramente in giro, o nella sala comune, o quando scalerai la tua prossima torre. Chissà. Intanto a presto. Ok, Risi si arrampica. Va bene, contenta lei. Niente, parliamo con la tipa, insomma. Ah, i capelli come i miei. Capisco dove sbaglio. Ma siamo gemelle. Dovrei riuscire a lanciarlo. Ovviamente senza lentiggine, un po' la faccia diversa. Non funziona. Ma ciao, benvenuta a Grifondoro. Io sono Cressida. Ciao Cressida. È un piacere, Cressida. Che entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, eh? È vero che sei la pupilla del professor Fig? Niente affatto. Ho studiato con lui. Ma che cazzo, ho studiato con lui? Non direi proprio così, ma ho studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo, speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello che stavi tentando di fare poco fa. Ah, sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Sicuramente ci riuscirai, forse serve un po'... devi esercitarti nel lancio. Ma che cacchio adesso, sicuramente ci riuscirai. Non preoccuparti, alla fine ce la farai. Lo spero proprio. Se ci riuscissi, il professor Ronen rimarrebbe a bocca aperta. Beh, continuerò a provare. Ok. Quanto è difficile lanciare incantesimi magie non verbali? È davvero così difficile lanciare magie non verbali? Oh sì, bisogna farlo bene, altrimenti i risultati potrebbero essere, diciamo, imbarazzanti. Una volta ho provato a lanciare depulso senza parlare su un calice nella sala grande e ho finito per lanciare un budino in faccia al professor Sharp. Non ha gradito. Basta, mi piace questa. È usuale che gli studenti lancino magie non verbali? Per nulla. Gli incantesimi non verbali sono materia per gli studenti del sesto anno qui a Hogwarts e anche per loro non è affatto semplice. Io cerco solo di portarmi un po' avanti. Beh, fai bene. Ti auguro buona fortuna. Allora, buona fortuna. È stato un piacere, Cressida. Anche per me. Buon primo giorno. Nuova Grifondoro. La professoressa Weasley ti attende davanti alla sala. Ma chi ha parlato? Non vedo. Comunque, grazie. Guardate, si muovono anche i quadri. Non me ne ero accorta. Me ne sto accorgendo adesso. Perfetto. Quindi devo andare qua. Buongiorno. Buongiorno. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Dirlo a me. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno. Comunque, mi hanno fatto un regalo dopo un giorno del mio compleanno. Direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. E lì saranno cavoli. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Superare i gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui. No, vabbè, che figate, io adoro, adoro! Ma che cazzo? Cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato. Così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Wow! Mi piace.
Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Forse sta sei studio, non studio, robe varie. Quindi non possiamo far finta di studiare come nella realtà. Ok. I quadri che la si muovono. Ti darà l'opportunità di esercitare sì, la magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Ciao, Pix. Pix ha inventato un. Non ci posso credere. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche ciao, Pix. A attenzione a ciò. Anche se sei un rompibolso, però. Cerca di stare al passo. Sì, va bene, signora. Sì. Ah, sembra che la guida abbia delle informazioni per te su quel dipinto del povero Baruffio. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice. Va bene. Revelio. Questo quadro rappresenta il mago Baruffio. Non so, spero di averlo pronunciato bene. Noto per il suo elisir della mente, è usato a monito di ciò che può accadere se un incantesimo non viene pronunciato correttamente una volta. Infatti Baruffio disse S invece di F e si ritrovò steso a terra con un bisonte sopra il petto. Andiamo bene, io che mi impappino sempre sarei già morta. Buona, cioè perfetto proprio. Hai sbloccato una sfida guida pratica e i tuoi progressi verso il completamento delle sfide continua. Le sfide della guida pratica sono l'unico modo per ottenere punti. Ah, ok, esperienza o XP. Apri guida pratica. Ok, questo è il tuo livello magico. Gli XP ottenuti delle sfide aumentano il tuo livello, il tuo potere continua, va bene? Sfide, ok. Accogliendo la tua prima pagina della guida hai sbloccato la nuova categoria di sfide. Tutte le nuove sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura appariranno qui. Seleziona le pagine della guida pratica per continuare, va bene? Quindi accogli due pagine della guida pratica. Le ricompense vanno ritirate nel menu sfide. Torna spesso per riscuotere i premi che hai sbloccato, va bene? Prima mi devo ricordare queste cose. Hai visto, professoressa? Sono stata brava, vero? Ingegnosa. Yes. Vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come Pix questa. Pix sta divertendo, vabbè. Il castello. Ok, strano che non ci rompa le palle. Il gattino. Cocorino. Non perdiamo tempo, devi andare. Sì. Ciao. Ho detto oddio, sto sta prendendo con me perché sto pensando. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti. Sì! Sembra una mappina, vabbè. La guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Allora, hai scoperto un punto di viaggio rapido delle fiamme della metropolvere. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento per viaggiare rapidamente verso le fiamme della metropolvere. Che hai scoperto? Ah, ecco cos'era quel simbolino che c'era lì nella sala comune di Grifondoro. Capito. Apri. Che figata! Hogwarts è divisa in due aree principali. Il lato sinistro della mappa. Ma io mi devo prima ricordare di tutte queste cose. Hogwarts è divisa in due aree principali. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori. Le sale comuni e. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Seleziona l'area dell'ala sud per continuare. Ok. La professoressa Weasley ha detto che ha altro da mostrarti, devo seguirla per scoprire cosa ha in mente. In questa visuale puoi vedere le fiamme della metropolvere disponibili nella regione. Le fiamme della metropolvere verdi rappresentano quelle che hai già scoperto. Ah, ok. Incluse le fiamme nella sala comune della tua casa.
Le fiamme della metropolvere grigia rivelano invece la posizione di quelle ancora a scoprire. Ah, ok, va bene, perfetto. Il lato destro della mappa invece comprende punti di interesse scolastico, tra cui la torre di astronomia, la biblioteca e le serre. Seleziona l'area biblioteca per continuare. La professoressa Weasley ha sbloccato per te le fiamme della metropolvere della sala centrale. Usa AD per ruotare la mappa e viaggia rapidamente fino alle fiamme della metropolvere della sala centrale con... Ci posso creare... Ah, ok. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Che Eccoci qua. Un figata. bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. No, vabbè, adoro. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. No, vabbè. Figata Qui assurda. l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le Adoro. armi oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Grazie, professoressa. La lezione di incantesimo. Cosa c'è di preciso in difesa? Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure? Si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre Beh, questi già l'abbiamo muri. fatto. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auro. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckert, una docente di grande bravura. Ok, lezione di incantesimo, vediamo. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo Ok. insegnante. Cos'è Hogsmeade? Cos'è Hogsmeade? Come fai a saperlo? Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Una burro birra l'avevo presa agli studios di Harry Potter. Però sa tipo di crema di tiramisù, non so come cacchio spiegarlo. Veramente sa di crema di tiramisù, non so come spiegare il gusto, insomma. Però vabbè, poi non lo so gli altri, però a me sinceramente mi ha ricordato quello. E niente, grazie professoressa. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno e hai Ma è tanto già da dato se mi imparare. ricordo quello che mi ha detto. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le Grazie. basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. In effetti sì, temo di no. Lui mi ha detto di non dire niente. Mi dispiace, professoressa, ma temo che sia tutto qui. Il professor Fig ha detto più o meno lo stesso. Mi ha detto di non dire niente. Parli del diavolo. Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una Già, nostra scelta, destino. professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere Anche. noi. Beh, basta chiacchierare.
Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Ok. Buona Grazie. E ricorda di usare la guida pratica. Se mi ricordo. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professoressa. Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Non vedo l'ora. Niente ragazzi, io direi di finire qua, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, se vi va seguitemi anche su TikTok e niente, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!